creiamo un nuovo mondo, cambiamo inquadratura, eccoci qua ragazzi. E vediamo dove mettervi, non so dove mettervi, in realtà tipo qui potrebbe essere carina come cosa. Buonasera ragazzuoli, ciao HTTP VGF. Ok, ora potete iniziare a spammare. Bene ragazzi, allora abbiamo iniziato la nostra primissima bella vanillina. Allora, prima cosa che dobbiamo fare è già subito una cosa che dovete fare voi ragazzi della chat che siete su Twitch in questo momento. Quindi vorrei subito, in questo esatto istante, Martina o qualcuno che mi faccia sondaggio. Dobbiamo andare a cercare una casa. Grazie Brad Pitto. Bella per YouTube. Bella per YouTube. Dobbiamo andare a cercare una casa o andiamo a vivere in caverna? Ok ragazzi, mettete un minuto per il poll, che così facciamo una decisione abbastanza veloce e poi andiamo a vedere se ovviamente sopravviviamo oppure no. Mentre i mod fanno il sondaggio, qua sotto abbiamo una caverna e potremmo anche già andare a vivere di lì in realtà. Oh Massimo, super. Ciao, così? Ciao anche a YT. Va bene, ciao te del futuro, ciao anche a YT. Vogliamo vedere ragazzi cosa è successo. Cosa avete scelto voi della chat, signori miei? Cosa ha vinto? Moderatori, ditemi voi che cosa ha vinto, perché noi siamo qui nella nostra vanilla e stiamo cercando di capire questa cosa, ragazzi. A sto punto saluto anche io. Ciao. Ciao. Raga, sta vincendo ovviamente, immagino, caverna, ovviamente. Ha vinto caverna. Vabbè, ha vinto caverna, signori. E quindi la prima cosa da fare è andare in questa bellissima e buia caverna. Però posso prendere del legno? Prendo del legno, giusto? Prima di entrare in caverna prendo del legno. Mi prendo per il culo, perché non c'è legno qua. Abbiamo preso il nostro legno, quindi non andiamo a costruire una casa, andremo a vivere direttamente in caverna. Quindi l'inizio di questa vanilla è già difficoltoso. E potrebbe essere una bella cosa, come potrebbe essere brutta. La caverna in cui voglio entrare io è questa, perché si sa, le entrate di stile di Buddy sono le migliori. Let's go! No però, ma scusate, c'era della sabbia lì? Cioè già iniziamo bene, signor Creeper, guardi. A few moments later. Ciao principessa. Grazie Katia. Vabbè, è esploso. Vabbè, meglio di niente, ha allargato un po' di spazio, ragazzi. Molto bene per iniziare. Scusatemi, ma questa sabbia qua, che mi sembra palesemente la sabbia di un tempio, secondo voi è un tempio oceanico oppure no? E soprattutto, perché è qua è tutto aperto? Grazie 1104, viva Life Train, ragazzi. Intanto vi ricordo di seguirmi su Twitch, per chi non mi segue ancora su Twitch, perché sta guardando questo video. E ragazzi da chat, mi raccomando, dite che sabbarsi al Buddy è meglio, vero? Casa nostra comunque sarà qui. Molto rischiosa come cosa, Grazie 1100, Massimo, iniziamo bene. Ho creato 20 bottoni e non so cosa farmene. Evviva! Ragazzi, adesso dobbiamo capire. Dobbiamo pensare a come fare una casa all'interno di una vanilla del genere. Vabbè, Massimo è impazzito. Ma sì, ma grazie mille. 1050 come la scheda video, 1050 Ti. Raga, gli attrezzi all'inizio sono una cosa importante. Sono veramente una cosa importante, perché ci permettono di fare queste cose. Massimo, grazie mille ancora, ragazzi. Ovviamente Massimo è una delle persone totali, è un totale, è benvenuto nei totali Massimo, grazie mille, benvenuto nei totali. E niente, non... Ragazzi, prima cosa, dopo aver fatto gli attrezzi, è farsi del bellissimo carbone, perché ci servirà per fare le cose totali. E se non sono totali le cose, non ci serve a nulla, lo sapete benissimo, preoccupa molto. Allora, per fare una casa bella in una caverna, io direi di fare un pavimento di questo genere. A few moments later. Cioè, ragazzi, allora, adesso riattacco un attimo il video. E ho anche consigliato un sondaggio. E, cioè, si lamentano di casa mia. Scusatemi, una casa deve avere due porte, un pavimento, un soffitto e ce l'abbiamo. È una casa. È una casa, fine. Ragazzi, io voglio vedere cosa voterete adesso, perché il sondaggio che ho chiesto ovviamente è stato quello di andare a inseguire un coniglio per il cibo oppure procurarsi del cibo vero e proprio. Ok, il sondaggio dovremmo averlo fatto, ragazzi, quindi preparatevi, tra poco partirà il sondaggione. Mamma mia. Allora, già che ci siamo, però facciamo delle armi, perché giustamente per cacciare il cibo le prime notti sarà così. E ha vinto quello che non doveva ovviamente uscire. Quindi ragazzi della chat, avete votato di notte, come potete vedere è notte in questo momento, che Buddy per mangiare dovrà inseguire un coniglio. Devo essere più intelligente del coniglio. Devo essere più intelligente del coniglio, ragazzi. Se io gli cammino dietro lui non mi vede. Mi ha appena visto. È una missione difficile. Vieni qua brutto schifoso di un coniglio.
Ho del cibo. Non ci credo. Magico tutto ciò. Ragazzi, io ce l'ho fatta. Adesso ne andrò a cercare altri di conigli, ovviamente, perché non mi basterà uno come cibo. Ma abbiamo fatto l'impensabile. Abbiamo un pezzo di coniglio che in questo momento... Fermi tutti. Vorrei uno spam di coniglio. Uno spam di coniglio. Abbiamo catturato il nostro coniglio. E per par condicio lo cuoceremo con questo, ragazzi. Coniglio! Coniglio! Cotto con un piccone. Dicevo, meglio di niente, questo coniglio non ci ha dato tanto cibo. E dobbiamo sopravvivere una notte senza letto. Come diamine facciamo, ragazzi? Ovviamente, però, sapete cosa faccio? Visto che siete su Twitch, siete degli utenti premium. Siete degli utenti premium. Coniglio. E quindi... Coniglio o anche a te, Marinucci. Ragazzi, perché chi è su Twitch è un utente premium, quindi vi invito a seguirmi. Per chi sarà su YouTube, non vedrà la notte. Non vedrà cosa succederà questa notte, ma vedrà il giorno dopo. Perché il giorno dopo comunque sarà un pezzo importante di questa missione. Lo sapete benissimo anche voi. No, però mi zombie no così, eh. No, bro. Bro, capiamoci. Non cominciare subito a dar fastidio. Oh, alleluia. Ma quello è un villager zombie. Vieni qua, Gianfranco. Bravo Gianfranco, vieni qua prima che ci veda il nostro caro amico. Ok, Gianfranco vivrà qua con noi. Gianfranco, se morirà, ovviamente troveremo un modo di sostituirlo con un Gianfranco secondo, Gianfranco terzo, Gianfranco quarto e quinto e sesto e settimo e ottavo. Visto che è notte però, ragazzi, Gianfranco desponerà. Sicuramente desponerà. Ma lo rapiremo e lo chiuderemo in cantina. Raga, la notte sta andando molto bene. Cosa facciamo, ragazzi? Altro sondaggino? Attacchiamo subito l'altro sondaggino. Moderatori, esploro la caverna o scavo da un'altra parte? Allora, ragazzi, vediamo. Ciao, surprise, benvenuto, buonasera. Vediamo cosa vince il nostro bellissimo sondaggio di Buddy. E 38 voti hanno detto esploro la caverna. Bene, ragazzi, a noi piace il rischio. Ma andremo in questa caverna con cibo o senza cibo? Vero, Brad, di solito sei da solo. Però questa volta vedi il lato positivo. Hai degli amici che non ti lasciano. It was at this moment that he knew. Prima morte fatta, totale, grande Buddy, let's go. Andiamo a riprenderci le cose, perché? Perché sono scemo, gli stray sono odiosi. Vabbè, almeno il cibo ce l'abbiamo. Sento un po' troppi mostri. Infatti, ma io dico, di tutti i posti dove potevo... Allora, io dico, in tutti i posti dove uno poteva spawnare, in una caverna del genere troviamo due mini zombie. Ok. Mannaggia di micro zombie schifosi. Voi e che vi ha fatto fuori. Vediamo come si evolve questa caverna. Ovviamente essendo in 1.18.1 in teoria dovrebbe essere più bella questa caverna. Ma a quanto pare non è bella. Vorrei del ferro. Signori, no, va bene il coal. Bello il coal. Bello tutto il resto. Bello anche il rame. Ma signori, vorrei qualcosa di decente. Possiamo avercelo? Chiedo per un amico. Ora ragazzi, altra domanda. Scavo dritto o faccio la scaletta? Vediamo cosa sta per vincere, raga. Sta vincendo dritto, vero? Beh, la chat dice già tutti dritti e... Indovina, indovinello. Gli sa che cosa vince. Ma io perché lo chiedo? Scava dritto. Vabbè, signori, andremo a morire, ok? Ho capito che per questo primo giorno di vanilla sarà molto difficile. Questa vanilla sarà molto difficile e particolare. Probabilmente adesso ci morirò? Forse sì, forse no. Non muoio perché sono Buddy, anzi no, in realtà perché sono proprio un cretino. Muoio sicuramente, ragazzi. 10 euro che adesso mi ci schianto sotto, guardate. Preparatevi. A che livello siamo, oltretutto? 7, 6, tra un po' andiamo al negativo, raga. Se lo penso... Totale, siamo vivi. Abbiamo trovato una caverna. Anche interessante questa cosa. Allora, mettiamo una zucca per ricordarci da dove veniamo e da dove andiamo. Vabbè, però se c'è già uno scheletro così no, eh. Vorrei cercare del ferro per farmi dell'armatura. Cosa facciamo, raga? Lo challengeiamo? Vai, senza paura. Senza paura. Ma questo qua è un cecchino. Vabbè, però ditelo. Ok, devo scappare. Non è vero. Mamma mia, cosa ho fatto? Raga, ora facciamo così. Allora, Martify, andiamo a scavare o andiamo contro lo scheletro? Dobbiamo saperlo, ragazzi. Abbiamo uno scheletro lì fuori. Anche un motorino ci abbiamo. Io opterei per andare a scavare. A meno che le palle di neve non diventino commestibili. Devo entrare in modalità tryhard perché tanto già vi conosco.
Già sappiamo dove andremo, signori miei. Già sappiamo che andremo alla morte. Caro inventario, ti ho voluto tanto bene. Ci tengo che tu rimanga qui con me. Sta vincendo a scavare? Siete sicuri, ragazzi? Sta vincendo a scavare? Ragazzi, io spero che questa serie continui molto, vada molto avanti. E spero tanto, ci spero tanto in questa roba, raga, perché sono contento di poterla fare con voi. Perché anche se non potete giocare, siete presenti comunque un pochino, avete una parte di voi nel video. Avete votato scavare, vi amo, ve lo giuro, vi amo. Devo farmi un'armatura in ferro, raga. Ma perché trovo tutto tranne quello che mi serve? Del ferro, del diamine di ferro, cacchio. Ah, ma ho capito io perché. Guardate qua, preparatevi, ragazzuoli. E questa è solo per gli utenti premium, quindi se vuoi vederla, guardala in live su Twitch. Signori, ben ritornati. Per voi che non siete utenti premium, vi siete persi la parte più bella di questa live, probabilmente. Quindi, adesso vi dico che dobbiamo creare una cosa molto bella. Dobbiamo farci uno scudo, perché qua fuori, guardate, abbiamo tipo il mondo. Ma tu sei del cibo? Vieni qua. Grazie mille di 10. Givati un po' di pane. No, ragazzi, questa è una vanilla. E la faremo in modo legittimo. Venite qua, zombie. Diamine a voi, se vi faccio... Se solo veniste qui un attimino, vi farei vedere io chi è fatto di carne e di ossa. Non come voi scemi che non avete nemmeno il pipo. Ma vieni qua, schifoso di uno zombie. Ce n'è un altro. Ah, volevi prendermi per il chiulo, eh? Brutto, infame. Vieni qua. Puoi rimanere solo per altri 20... Ah, cacchio! Ragazzi... Non deve esplodere. Ok. Raga, abbiamo una farm di cibo qua. Abbiamo del cibo. Non ci credo. Mamma mia. Abbiamo finalmente del cibo. Diamine, quanto è buono il cibo. Sì. Ah, sono ancora viva. Fede scammone. Ragazzi, io faccio una pausa bagno. Ricordatevi di seguirmi su Twitch se non mi avete ancora seguito. E noi ci vediamo in un prossimo video.